È permesso? Si può entrare? Per me è padrone. Ma servo di lor signore? Serva umilissima. La riverisco devotamente. Sono forestiere? Oh, eccellenza, sì. Sono venute ad onorare la mia locanda. È un'eccellenza, Capperi. Già Ortensia lo vorrà per sé. E chi sono queste belle signore? Oh, questa è la baronessa Ortensia dal Poggio e questa la contessa degli Anile dal Sole. Oh, compitissime dame! E della chi è, signore? Io sono il marchese di Forli Popole. Godo aver l'onore di conoscere un cavaliere così compito. Se vi potessi servire, comandatemi. Ho piacere che siate venuti ad alloggiare in questa locanda. Troverete una padrona di garbo. Oh, questo cavaliere è pieno di bontà. Mi onora della sua protezione. Sì, certamente. Io la proteggo e proteggo tutti quelli che vengono nella sua locanda. E se vi occorre nulla, comandate. Occorrendo mi preparò delle sue finezze. Anche voi, signora contessa, fate capitale di me. Oh, potrò ben chiamarmi felice se avrò l'alto onore di essere annoverata nel ruolo delle sue umilissime serve. Ha detto concetto da commedia. Il titolo di contessa l'ha posta in soggezione. Oh, che gran fazzoletto, signor marchese. Ah, che dite? È bello? Sono di buon gusto io? Oh, certamente! È di ottimo gusto. Ne avete più veduti di così belli? È superbo! Ma non ho veduto il compagno. Se me lo donasse, io lo prenderei. Questo viene da Londra? Oh, è bello! Mi piace assai. Sono di buon gusto io? E non dice a vostri comandi? Mi impegno che il conte non sa spendere. Getta via il denaro e non compra mai una galanteria di buon gusto. Oh, il signor marchese conosce, sa, distingue, vede, intende. Bisogna piegarlo bene, a ciò non si guasti. Questa sorta di roba va custodita con attenzione. Tenete? Oh, vuole che lo faccia mettere nella vostra camera? No, mettetelo nella vostra. E perché nella mia? Perché ve lo dono. Oh, ma io non lo voglio. Tant'è, ve lo dono. Oh, eccellenza, perdoni. Non mi fate andare in collera. In quanto a questo, poi, il signor marchese lo sa, io non voglio disgustare nessuno. A ciò non vada in collera, lo prenderò. Oh, che bellazzo! E poi dicono delle commedianti. Ah, che dite? Un fazzoletto di quella sorta l'ho donato alla mia padrona di casa. È un cavaliere generoso. Sempre così? È la prima volta che mi fa un regalo del genere. Non so dove abbia preso questo fazzoletto. Signor Marchese, oh, se ne trovano di quei fazzoletti a Firenze. Avrei volontà di averne uno compagno. Oh, beh, compagno di questo sarà difficile. Ma vedremo. E brava la signora contessina. Signor Marchese, voi che siete pratico della città, fatemi il favore di mandarmi un bravo calzolaro perché ho bisogno di scarpe. Sì, vi manderò il mio. Signor Marchese, favorirà tenere cibo di compagnia. Favorirà a pranzo con noi. Sì, volentieri. Mirandolina, non abbiate gelosia, son vostro, già lo sapete. Oh, ma s'accomodi pure. Ho piacere che si diverta. Voi sapete la nostra conversazione. Oh, non conosciamo nessuno. No, non abbiamo altri che